Danilo da Fiumicino non è uguale a uno stivale di birra? Ma buongiorno, Sassoni. Allora, buongiorno. Se io ero uguale a uno stivale di birra, mi autobevevo. Se io ero, va bene. Se io fossi. Bravo. Max sottolinea un'altra cosa. Nessuna somiglianza fisica, ma la grammatica di Danilo da Fiumicino è quanto di più simile esista al mondo alla grammatica di Luca Giurato. Se facessero una trasmissione insieme, sarebbe come guardare Al Jazeera. Ma lui è il maestro. Lui è il maestro. Certo, lo segui. Non mi confondo. Buongiorno. Buongiorno, Sassoni. A me dicono che assomiglio a Max Pezzalli, che sono praticamente il fratello. Ma cosa? Ma querela! So più bello di Max Pezzalli. Ma querela! Da che cosa cominciamo? Dalla sigla! Dalla sigla! Danilo, da Fiumicino! Danilo, la ginnastica al mattino! Danilo, in ufficio il furgoncino! Danilo, ho già perso mezzo chilo! Danilo, tutti in forma con Danilo! Danilo! Ma buongiorno ancora. Buongiorno. Perché sulla faccia potete dire quello che volete, ma sul fisico, ragazzi, quello ed è per quello che tu sei qui, no? Ma io oggi la puntata più che altro non la vorrei fare, perché vorrei stare tutto il giorno a guardare la foto di Linus, perché i suoi due amici. Andate sulla pagina Facebook del Trio Medusa, ne vale la pena. Ma perché insistiamo? Ne vale la pena, l'abbiamo detta, l'abbiamo fatta. Saltiamo noi salti, certo, non è che te tengono. Però è bella. Non lo so, secondo me, vista la simpatia che Nicola Savino, Danilo rimane a DJ, noi a casa. Ma diciamo il motivo per il quale sono qui. Io sono qui perché faccio, non lo so anch'io perché sono qui, ma è un miracolo, perché faccio una rubrica di ginnastica sedentaria, ginnastica per coloro che non hanno voglia di fare ginnastica. E soprattutto per coloro che alle 8.46 sono in macchina, in ufficio. Perfetto. Per, insomma, come si dice, avallare la mia tesi che che la ginnastica facciale fa bene. Ho ricevuto un libricino proprio da un certo Fabio Pacifico, che è una persona calma, che mi ha mandato un libricino proprio scientifico sulla ginnastica facciale. Bello. Che fa bene. Sì, un DVD. Un DVD, perfetto. Costa 22 euro, ma chi se lo compra? Ma manco pubblicità io faccio. Ma soprattutto tu puoi fare anche una scheda personalizzata, ed è il caso di... L'ascoltatrice di oggi è una bambocciona. Sì, perché? Ha 24 anni, perché ha cioè 24 anni e ancora studia, pensate. Ah, è bambocciona. È alta 1,62, pesa 55-56 kg. Si chiama Laura e chiama da Padova. Buongiorno Laura. Pronto. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Oggi non t'ha attaccato dal punto di vista fisico, ma perché sei una bambocciona. No, detta così è alta, 1,62, pesa 55. Basta con sta base. Perché dopo una certa base finisce. Non lo sapevo. È alta 1,62, pesa 55-56 kg. Detta così sembra perfetta. Esatto. Ma... Invece... No, cioè, non è vero, sono un po' bassa in realtà. Non è che sono altissima. 1,62-55 kg. Lei dice, come difetti hai i capelli ribelli, cioè penso, una donna che te dice che c'hai i capelli ribelli come difetti, allora o è gnocca gnocca o è cesso. Non c'è la mezza misura, estremo l'altro. Sennò te lo dice il difettuccio. Certo. Io andrei più sulla seconda. Bravo Danilo. Io spero che tu, Laura, sia una strafiga e che quando incontri Danilo neanche lo saluti. Io oggi a Laura gli faccio fare un bel esercizio di ginnastica facciale, perché avendo 24 non ne ha bisogno. Perfetto. Quindi poi non vediamo i risultati. Perfetto, allora dai, facciamolo. Allora, l'esercizio di oggi, dobbiamo mettere il pollice tra la dobbiamo metterci le mani in bocca, ragazzi. Quindi è il rischio più difficile, no? Rischio sbavo, devi mettere tutte e due i pollici tra le gengive e il labbro superiore. Ok. Devo tenere il telefono. Ok, tutte... vai, ci sono. L'esercizio si chiama col pollice in bocca mi sento sciocca, che può essere anche un po' così. O gnocca. Sì, è buona. Tutte e due i pollici dobbiamo tirare su, insomma, il labbro superiore, vai. Col pollice in bocca mi sento sciocca. Vai Laura, col pollice in bocca mi sento sciocca. Non ce l'hai il pollice in bocca. Lo stai facendo Col pollice. Devi mettere il pollice in bocca. Hai capito? Col pollice in bocca mi sento sciocca. Ancora. Col pollice in bocca mi sento sciocca. Perfetto. Mi si è asciugata la bocca. Okay. Adesso io le dita dove le asciugo? Ma ovvio, su Danilo. Io ti pantaloni. Grazie Laura, un bacio, buona giornata. Ciao ragazzi, grazie. Buona giornata. Ciao. Vai Danilo, lancia il prossimo disco. Beyoncé con Love on Top. Non male, bravo.
Bravo. Lei si chiama Beyoncé. No, no, Beyoncé, certo. Beyoncé anche, giusto? Beyoncé, che è una crema per le rughe. Lo shampoo. Tanti ti prendono in giro. Sei peggio di me. Guarda, io voglio la fornitura di shampoo Beyoncé. Che ci fai? Che ci fai? Sei pelato. Dai che braccia. Allora, un minuto. L'ultimo esercizio di oggi è un esercizio per il carnevale, anche se è finito. Quindi è da lanciatore. Chi c'ha il fisico da lanciatore di coriandoli? Bene, sì. Dovete simulare il lancio di coriandoli. Si chiama si chiama coriandolo lanciato, mezzetto levato. Cioè, se noi lanciamo i coriandoli, leviamo mezzetto. Vai, lanciamo i coriandoli in macchina, vai. Coriandolo lanciato, mezzetto levato. Coriandolo lanciato, mezzetto levato. Coriandolo. Basta, una vergogna. Ma che schifezza. Non mi sono mai sentito così stupido come adesso. Sono schiavo della rima ormai. E dire che ne abbiamo avute tante occasioni per sentirci idioti, ma così mai.